Ciao a tutti, parla di Bricia, tre motivi per giocarlo questo weekend a Milano. Il primo è che ci sono moltissime versioni di questo ruler, molto versatile, si può parlare da versione Miti, versione Jack, versione Agro, versione Rush, versione Barn, versione Regalia, quindi molto 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 versatile. Il secondo motivo è che in Wanderer Spectral New Frontier è un mazzo tra virgolette inaspettato, quindi c'è pochissimo odio nei confronti del ruler, in particolare non dovete affrontare né di main Black Moon Beam. Terzo motivo è che, soprattutto nella versione Miti, c'è una carta che si energizza moltissimo che è Stregatto. Lo Stregatto mi metto in cima della mano il pezzo grosso, insomma, faccio giudizio, faccio il tipo effetto di Prisha e mi metto in campo il pezzo grosso. Veramente un'ottima ottima sinergia. Tre motivi invece per non giocarlo a Milano questo weekend. Allora, il primo è che è vero che ci sono tante versioni, ma di fatto ci sono praticamente nessuna lista su cui basarsi. Di tutti i master che abbiamo fatto in Wanderer c'è una sola lista, che è quella di Valenti, del primissimo master, si parla anche di un mese e mezzo fa, quindi diciamo, è difficile avere un punto di partenza, quindi bisogna averlo studiato molto come mazzo. Secondo motivo è che non c'è Levitin, ovviamente, e senza Levitin il mazzo è completamente un'altra cosa, perché in un fronte non ti dà neanche tempo per pensare, e che già devi prepararti a subire l'OTK. Qua invece è molto molto difficile che il ruler sia così incombente sin da subito, hai molto 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 più tempo per settarti, per prepararti e insomma per sapere gestire la situazione. Terzo motivo è che anche qua il meta non è favorevolissimo, perché c'è Lilia Spetal, non so, veramente più importante del Wanderer, e non è per niente un matchup facile, perché non potrai mai vincere la board control, e in più Lilias ti mette delle minacce che a Prisha fanno molto fastidio, tra pezzi volanti, lo stesso Amit, quindi diciamo il meta non è proprio perfetto per Prisha. Ok, vedete voi allora se giocarlo questo weekend alla finale del Master. Ciao ciao!